Allora, Ragazze lontane di Isabella Nicora. Da dove cominciamo? Bah, facciamo che cominciamo dall'inizio, va? Io vi do qualche indicazione e vi dico che è una saga familiare che abbraccia un secolo di storia. La vita contadina, scossa dall'occupazione nazista, si trasforma nel dopoguerra in vita cittadina, quando i Manzi si trasferiscono a Roma, aprendo un banco sul mercato in Campo dei Fiori. Il tempo scandisce amori, passioni e incomprensioni, mentre la famiglia si allarga e i figli scelgono ognuno la propria strada. Un romanzo che, seguendo l'Italia che cambia, ci apre una finestra sulle dinamiche di una famiglia in evoluzione. La prima cosa che mi ha colpito in questo romanzo, come vi accennavo, è la solidarietà. Ma perché è una delle prime cose che mi ha colpito? Intanto poi avrò una lettura dedicata, ma vi volevo soltanto leggere una frase che mi ha fatto veramente riflettere su questo. Ogni tanto guardo di là perché ho il riferimento delle pagine da guardare. Dovete sapere che durante l'inizio del libro sostanzialmente racconta, come abbiamo anche letto dalla quarta di copertina, l'occupazione nazista. Quindi diciamo che il romanzo inizia proprio con questa famiglia che viene buttata fuori da casa propria perché di fatto i tedeschi dovevano stare lì e quindi occupano casa di queste persone che sono costrette ad andare da un'altra parte. Quando i fascisti se ne vanno, questo padre vuole far sì che la moglie incinta abbia la possibilità di rientrare nella casa che aveva lasciato. Chiaramente i tedeschi avevano lasciato una casa rotta, cioè ne avevano veramente fatto di ogni in quella casa. E allora il marito decide di sistemare prima che la moglie possa vedere questo scempio. Tra l'altro la moglie era legatissima a questa casa, no? Era affezionatissima a questa casa. Allora il marito c'è, salvo, è a casa, e questa frase: soltanto quando furono più vicini si accorse delle scoppe di saggina e dei secchi in mano alle donne e degli attrezzi tenuti dagli uomini. Li osservò mentre si avvicinavano e continuò a sorridere con un groppo in gola fino a quando lo raggiunsero. Grazie a quell'umana sinergia in serata, l'aspetto dell'abitazione era di nuovo consono ad accogliere la famiglia. Ecco, la solidarietà, cioè in un momento veramente, è inutile dire, no? In un momento drammatico, quando i fascisti entrano nelle case, stuprano donne, uccidono e occupano, abbiamo questo luogo, che tra l'altro è Ville Rose, che è a Rieti, e in questo piccolo paese si crea una unione che è una famiglia. Di fatto è un'enorme, una grande famiglia, e c'è questa importantissima solidarietà che viene fuori proprio viene fuori proprio in questa circostanza. Quindi la solidarietà è uno dei temi che io ho amato in questo romanzo. Mi sono bastate poche pagine per entrare completamente in questa storia. Adesso io vi farò un paio di letture in modo che anche voi possiate entrare. Mi scuso perché devo dire la verità, mi sto avvicinando, sto cercando di concentrarmi perché questa difficoltà iniziale, che non riuscivo a mettermi in contatto con voi, mi ha un po' agitato e credo che si veda. Per cui perdonami Isabella, cercherò di essere sul pezzo da adesso in poi. Dunque, cominciamo con le letture, che è più il mio habitat naturale e quindi posso entrare meglio nella storia. Siamo al punto in cui Salvo e Giovanna e i loro figli dovevano lasciare la casa ai nazisti. E allora sentite che cosa si inventa Salvo. Salvo lavorò con cautela buona parte della notte. Non doveva fare alcun rumore.
La luce della luna gli agevolava il compito. Alle spalle dell'abitazione si trovava l'orto in cui sua moglie coltivava l'insalata, nascosto alla visuale di chi si trovava sulla strada provinciale. Era proprio il posto giusto. Cominciò a scavare una buca nel terreno. Quando decise che era grande a sufficienza, iniziò a rivestirne il fondo e le pareti di sassi e paglia asciutta che aveva preso dalla stalla quel pomeriggio. Osservò soddisfatto il suo lavoro, poi rientrò all'interno scavalcando il davanzale della finestra sul retro. Aprì la porta della dispensa che si trovava in cucina, sganciò un paio di prosciutti appesi e, stringendoli sotto le braccia, ripercorse il tragitto fatto pochi minuti prima. Nei pressi della buca volse le grosse cosce fra la paglia, poi le depose sul fondo. Ricoprì con assi di legno, teli impermeabili e una lamiera sulla quale buttò della terra. Alcuni vasi di fiori e di erbette mimetizzavano il tutto alla perfezione. Confidò nel buon esito. In tutti i casi decise che i suoi prosciutti era meglio se venivano mangiati dai vermi piuttosto che dai tedeschi. Allora, si capisce già la scrittura, la delicatezza di Isabella. Io ho adorato la sua scrittura, come mi è già capitato di dire, ho una lettura molto visiva e anche lei, come Elisabetta Violani, che è l'autrice della precedente diretta, devo dire che mi hanno dato l'opportunità di vedere i personaggi da come erano descritti. Pensate che adesso vi dico una cosa che sembra folle, ma pensate che addirittura la settimana scorsa ero in centro e mi è passata vicino una persona e ho pensato che potesse essere Giovanna. Giovanna, chi è Giovanna? Giovanna e Salvo sono la coppia, diciamo, per chi leggerà il libro si renderà conto di come possa esserci l'amore, il rispetto, la parità in una coppia. Quest'uomo è assolutamente innamorato della moglie e viceversa, e devo dire che tra loro c'è una complicità, un rispetto che troviamo in tutto il romanzo, perché intanto di tutta la famiglia ci sono moltissimi personaggi che ruotano attorno a questo bellissimo romanzo, e per ognuno Isabella dedica del tempo ad ognuno, Isabella dedica del tempo, e devo dire che ce ne dà una descrizione talmente, talmente perfetta che gli è lì davanti agli occhi, no? E quindi questi personaggi riescono a trasmettere e a trasmetterti la voglia di capire che cosa succede. Quindi veramente, veramente meravigliosa. Adesso io volevo cercare una lettura che ho adorato per inquadrarvi un po' i personaggi. Allora. Comincio da qua. La pazienza già precaria di Agnese stava per raggiungere il livello minimo. È mai possibile che sta ragazza non sia mai contenta? Certo, è giovane, non capisce che non ci possiamo permettere di comprare una stoffa nuova, però, ma vedremo. D'altronde pure a me piacerebbe farle mettere un vestito che non sia stato di qualcun altro. L'inamidata tenne per sé i suoi pensieri. Va bene, ma dai, ora me lo tolgo, aiutami. Attenta, ma ci sono gli spilli. Aia, ecco, hai visto? Me so punta, si lamentò Giovanna. Oh, falla finita, Ni. Forza, sbrigate, ci stanno da mangiare da munge le vacche. Agnese non concedeva troppe smancerie alla figlia. Prese il vestito azzurro ereditato da zia Angelica e lo lanciò su una sedia. Poi si mise davanti allo specchio e con abile manualità sistemò la crocchia di capelli.
Il volto dell'inamidata era circondato da una nuvola candida, malgrado fosse ancora piuttosto giovane. Qualche giorno dopo, le quattro ragazze si alzarono eccitatissime all'alba per raggiungere Santa Anatolia al primo mattino. Il caldo era già denso. Si erano sistemate alla meglio sul carro del padre di Celeste, la ragazza a cassetta a fianco al genitore, mentre Giovanna, Flora e Bea erano sedute su di una panca improvvisata sul retro del carrozzone. Una volta a terra, controllarono il loro stato. «Beh, tutto sommato, non siamo troppo malconce. Me credevo peggio», decretò Flora e risero, guardandosi l'una con l'altra. L'orchestra contribuiva a rafforzare l'euforia dei presenti. La gente si lanciava nelle danze, il sudore correva lungo la fronte e la schiena. L'improvvisa copertura sulla piazzetta, trasformata per l'occasione in sala da ballo, non frenava il caldo opprimente. Giovanna si allontanò con una scusa. Il suo cavaliere le aveva martoriato i piedi a sufficienza. Andò all'ombra del campanile della chiesa, dove una fontanella di bronzo sputava acqua fresca dalla bocca di un pesce. Si chinò con tutto il viso sotto il getto. Poco importava se i capelli perdevano la loro acconciatura. «È un vero peccato!» Il ragazzo la osservava divertito. «Peccato cosa?» Giovanna vide la sagoma al suo fianco e sollevò la testa. «I suoi capelli. La treccia si sta sciogliendo». Con un gesto istintivo, Giovanna cercò di appuntarla con le forcine senza riuscirci. «Posso?» Senza attendere risposta, il ragazzo armeggiò nella chioma umida rimettendo tutto a posto. «Mia sorella», fece lui sorridendo. «Soreta?» Giovanna non capiva. «Sì, ne. Voglio dire, ci sono abituato. Quando Dorina era piccola, l'aiutavo sempre a sistemare i capelli». «Ah, strano. Di solito è mamma che fa queste cose». «È morta che eravamo bambini». Il sorriso si sciolse. «Oh, mi dispiace, io non immaginavo». Giovanna si rattristò per lui. Aveva dei modi garbati, era differente dai ragazzi del paese ed era anche bello, non c'era niente da dire. «Mi chiamo Salvo», fece allungando il braccio verso di lei. «Giovanna, piacere!» Strinse la sua mano, era fresca ed energica. «Sei de qui?» chiese al ragazzo cercando di nascondere un inspiegabile turbamento. «No, no, so de Villerose, ma ho vissuto parecchio a Roma», continuò Salvo. «So tornato a casa da pochi giorni insieme a Dorina. Lo zio che ci ospitava è mancato, così...» Si interruppe, il nodo in gola che gli era venuto nell'avere ricordato la madre gli impediva di proseguire. Deglutì alcune volte, poi si chinò per bere un lungo sorso d'acqua dalla bocca del pesce. Si rialzò, ma rimase senza parlare, con lo sguardo fisso negli occhi della ragazza. Lei alzò un braccio verso il viso di Salvo e con un gesto istintivo, col dorso della mano, asciugò l'acqua che gli bagnava le labbra e il mento. Era trascorso un po' di tempo da quel primo incontro a Santa Anatolia. Giovanna faceva di tutto per mascherare la fibrillazione che la braccava già dal primo mattino al pensiero di rivedere Salvo. Si guardò allo specchio. Gli occhi erano luminosi, i capelli raccolti in due trecce arrotolate intorno alla testa. Fece una smorfia insoddisfatta e le sciolse. Una massa ondulata le ricadde sulle spalle, la scompigliò con le mani e sorrise alla sua immagine. Ora era pronta. Indossò le scarpe solo sulla soglia di casa mentre si voltava guardinga. Non doveva vederla nessuno. La bicicletta era appoggiata al muro proprio sotto la finestra della camera dei genitori. Afferrò il manubrio e si allontanò di alcuni metri. Poi balzò in sella e sfrecciò veloce. Il prato aveva il pregio di essere lontano dal paese. Quasi al centro svettavano tre giganteschi pioppi gemelli. Pedalò fino a quando l'erba alta la costrinse a scendere. Si guardò intorno. Di Salvo, nemmeno l'ombra. Solo i grilli che le saltavano intorno alle caviglie e il frinire incessante delle cicale. La morsa che le strinse le spalle la fece sobbalzare. Si voltò e quelle stesse mani si posarono leggere sulle guance accaldate. «Paura, eh?» rise Salvo. «Ma dico che te sei impazzito! Stavo per morire!» «Sarebbe stato un vero peccato. Sei così bella!» Senza darle il tempo di ribattere, la baciò. Non era solo un bacio, era un contatto di vita, una fusione di due essenze che si cercano e infine si trovano.
Gli si avvinghiò aderendo al suo corpo, riconoscendo in lui la stessa esigenza che attraverso la pelle accendeva ogni sua fibra. Ripresero fiato guardandosi negli occhi, così vicini da non riuscire a vedere quello che c'era intorno. «Vieni», fece Salvo staccandosi da lei. Le prese una mano e corsero verso il gruppo di salici che costeggiava al bordo del prato. Sotto le fronde cascanti, il terreno soffice accolse quel giovane amore. La storia d'amore tra Salvo e Giovanna inizia così. Sono una coppia meravigliosa. Io davvero vorrei soffermarmi su questo amore, su questa coppia, perché è un po'... Qui siamo nel dopoguerra, no? Ma la cosa bella di questo romanzo è che percorre e ripercorre la vita di questi personaggi da qui, da che sono giovani, fino quasi ai giorni nostri. E quindi riesci ad affezionarti ai personaggi, no? Diventano quasi quasi parenti. Adesso faccio un collegamento che vi farà sorridere, perché avete presente quando... Vi è capitato di guardare una soap opera, adesso senza arrivare a Beautiful, però non lo so, Un posto al sole, o che so, Dynasty, Dallas, vabbè, fatto sta, tutte quelle serie TV dove ci sono tantissime puntate, no? Quindi uno cosa fa? Si siede e poi si appassiona talmente tanto che da un certo punto in poi comincia a dire no, speriamo che non finisca adesso, speriamo che non finisca adesso. Sai quelle scene dove rimangono... Così che dice finito. No, speriamo di no. Ecco, la cosa bella di questo romanzo è esattamente questo, che non finisce quando decide lui, ovvero definisce quando decide la scrittrice, chiaramente, perché la parola fine c'è, però tu lo puoi leggere senza l'ansia di dire oddio, adesso devo smettere, perché lo puoi leggere tutto d'un fiato, ed è questo che ti viene voglia di fare, leggerlo tutto d'un fiato. Quindi le soap opera bisogna aspettare il giorno dopo, ahimè, per sapere che cosa succede. Qui no. Qui puoi scoprire la vita dei personaggi pagina dopo pagina senza interrompere mai. Come accennavo, a un certo punto il romanzo finisce. E chissà che l'autrice non abbia in mente di fare un continuum, no? Un seguito. Ci sono così tanti personaggi che secondo me hanno ancora così tante cose da dire che io spero proprio che l'autrice abbia o stia già pensando a un continuum, per non dire sequel, che non è una parola italiana, e sapete che io sto cercando di lottare e di utilizzare parole in italiano. Quindi, questa famiglia, un viaggio nel tempo, tutta da leggere, da guardare, da annusare, insomma, pagine su pagine fatte di cose belle, di storia di vita vera. Questi due personaggi, con tre figli e una quarta in arrivo, a un certo punto decidono, loro malgrado, di lasciare i figli per trovare un mestiere che gli consenta di guadagnare di più. E allora si trasferiscono a Roma. A Roma avranno l'opportunità di lavorare in questo grande mercato, grazie all'aiuto di un parente, insieme. E questa è una delle cose che più vi dirò fino alla fine, che mi ha emozionato, che questi due personaggi, questa coppia, fa tutto insieme. E Salvo, che è un uomo davvero un lavoratore, si sorprende ed è fiero di questa donna che altrettanto lavora instancabilmente. Io leggendo questo romanzo ho pensato a un'amica che si chiama Raffaella. Ogni volta che penso a lei, penso sempre, è l'amica che più nella vita ha lavorato. Cioè, sapete quelle donne instancabili? Ecco, così è Giovanna. Insieme a Salvo riescono sempre a mettersi d'accordo, a stare insieme. E in una giornata come oggi, dove c'è effettivamente la giornata contro l'eliminazione della violenza contro le donne, trovo che questo personaggio sia proprio azzeccato, perché lui è l'antitesi della violenza di genere. Lui è un uomo che rispetta la propria donna in tutto e per tutto. Adesso io non voglio rivelare troppo del romanzo, ma c'è un momento nel quale quest'uomo avrà la forza
di dire di no. E la forza di dire di no è la forza di non ferire di conseguenza la moglie Giovanna. Ecco, secondo me uomini così ce ne sono proprio pochi. E devo dire che lui rimane così per tutto il romanzo. Quindi è veramente una scoperta continua ed è una piacevole scoperta. Non ci sono solo loro, ovviamente, come personaggi. E la complicità che Isabella mette all'interno dei propri personaggi si riflette anche con il lettore. Cioè tu vivi con loro e diventi complice. Io mi sono riscoperta parlare al romanzo dicendo no, ma adesso caspita, no, aspetta a fare così, no? E quasi potessero sentirmi. Pensate il potere della scrittura. Forse sono pazza io a rispondere a un romanzo, non lo so, magari sono pazza io, però è veramente qualche cosa che mi ha colpito, perché raccontare di una famiglia non è così originale, no? Passatemi il termine, quanti romanzi raccontano di famiglia? Adesso non voglio andare nel classico, nella storia e nei romanzi, però ecco, il fatto che sia una storia che fondamentalmente ti racconta il quotidiano di questa famiglia, ma che ti lascia, che ti tiene intrappolata alle pagine, ragazzi, vuol dire che c'è talento, che c'è maestria da parte di chi la scrive, oltre a una fantasia che consente di... Non ci sono soltanto personaggi bellissimi, diciamo che c'è qualche personaggio negativo, al di là dei tedeschi ovviamente, ma ci sono dei personaggi negativi, ma anche lì c'è il personaggio negativo che però si rende conto. Io non ve lo voglio raccontare perché a me ha sorpreso molto e quindi mi farebbe piacere che se voi leggeste il romanzo poi magari sulla mia pagina mi deste dei riscontri rispetto a quello che leggerete. Allora, qui addirittura mi parlano di pagina, ha messo l'elenco che Isabella ha messo a pagina 189 a partire, scusate ma questa... dall'ottava riga partendo dal basso. Mamma mia, non ho idea di che pagina sia. Vediamo se ce l'ho. Perché dovete sapere che oltre a leggere i brani dei romanzi, adesso mi è venuta un po' questa fissa, che oltre alle letture, io mi dedico alle frasi. Durante il romanzo io mi sottolineo delle frasi che mi hanno particolarmente colpita, le scrivo, le segno e se poi c'è tempo le leggo. Io adesso vorrei, perché in realtà vi ho già detto un sacco di cose, no? Di questo romanzo, ho già fatto una recensione abbastanza ampia, e di solito la intervallo con le letture, ma visto che il bello della diretta è poter decidere all'ultimo momento di cambiare. E io cambio un po' e quindi vado a fare un'altra lettura e non me ne importa niente se vi ho già anticipato delle cose, perché il bello della diretta è proprio questo. Intanto Agnese, la persona della quale vi ho accennato prima, l'inamidata, è la mamma di Giovanna ed è una donna che è un personaggio importante. La chiamano l'inamidata perché pare che abbia rifiutato un corteggiatore e che questo gli abbia detto che c'hai, sei inamidata, come dire, che c'hai, sei veramente, sei così gelida, così inamidata, no, come le camicie. E da lì come si dice, il vezzeggiativo, adesso non mi viene in mente, per definirla da quel momento lì. Quindi viene definita l'inamidata. È la mamma, appunto, di Giovanna e è una donna molto, molto severa, ma di fatto è un bellissimo personaggio, perché nei momenti importanti dimostra di essere... una mamma nel vero senso della parola. Magari fa la schiva, magari è più facile parlare col papà. Adesso vi leggo un brano bellissimo, appunto, del papà,
Ma non sottovalutate Agnese, perché anche lei è un personaggio molto bello. È un pochino più da studiare, no? Ci sono persone empatiche, persone con le quali immediatamente si ha un rapporto, e persone che sono un po' più schive, un po' particolari. Ecco, lei è così, ma vale la pena conoscerla. Allora, quindi Sergio e Agnese abbiamo detto essere i genitori di Giovanna. Adesso Giovanna va nei campi a portare il mangiare al papà. E sentite di nuovo qui, c'è di nuovo un passaggio che sottolinea come in questo romanzo la parità di genere sia proprio... sia proprio presente. Ecco. Raggiunti i campi, già da lontano Giovanna vide la figura china di suo padre intento a seminare. Spinaci, pensò, o forse cipolle invernali. Provò un po' di compassione per lui. Lavorava dalla mattina alla sera e quando tornava a casa non mancava mai di rivolgere una parola a ciascuno dei figli. Salutava Agnese mettendosi sull'attenti, sorridendole mentre portava la mano tesa alla fronte. Lei sbuffava, poi le usciva solo un ciao stiracchiato. Manifestare i suoi sentimenti davanti ad altri, sebbene fossero i figli, non era compatibile con la sua natura. Papà! Voleva che si girasse, che la vedesse e guardandola la trovasse cambiata. Voleva fargli conoscere il suo segreto senza il bisogno di dire parole. Ciao, Ni! Te tocca sempre a te, eh? Mai che tua madre mandi i tuoi fratelli. Loro sono maschi, sai com'è, no? Va bene così, pa. Sono contenta di stare un po' con te. Si sedette e stese la tovaglietta sull'erba. Aprì la gavetta con lo stufato, che era ancora caldo. Che profumino! Certo che Agnese ci sa fare in cucina. Sergio si versò un bicchiere di vino dalla fiaschetta e lo scolò fino all'ultima goccia. Poi fece schioccare la lingua. Oh, me ce voleva proprio! Si avventò sulla carne. Le ore faticose trascorse sotto il sole gli mettevano appetito. Concentrandosi sul cibo, non rivolse più parola alla figlia. Lei gli stava vicino e lo guardava. Come poteva un uomo così mite trascorrere la vita accanto ad una persona austera come l'inamidata? Forse una volta, quando l'aveva conosciuta, non era così. Chissà, magari Agnese era dolcissima. Probabilmente il tempo ci cambia, portandoci un giorno a essere come non vorremmo mai diventare. Giovanna arricciò il naso dubbiosa. Che c'è, Giovanni? Hai una faccia? Niente, stavo a pensare. Sergio posò il contenitore ormai vuoto. Ehi, che pensieri ci stanno dentro sta coccia? Picchiettò col palmo della mano sulla testa della ragazza. Pa, io... Non vorrei mai darti un dispiacere. Tu, un dispiacere a me? Ma che dici? Lo sai che sei la mia preferita? Sergio rise, ma subito dopo avvertì il disagio della ragazza. Si rabbuiò, osservando meglio la figlia. Non aveva un aspetto sano. Di a papà, Ni, che ci sta che non va? Sergio era sensibile e possedeva un'intelligenza che prescindeva dal fatto che fosse solo un contadino con scarsissima cultura. Io, papà, credo di aver combinato un guaio. Mi dispiace. Giovanna iniziò a singhiozzare, tanto da non riuscire più a parlare. Sergio la prese fra le braccia. Gli faceva male vedere la sua bambina in quello stato, era evidente che le era accaduto qualche cosa. Iniziò ad accarezzarla sulla testa mentre piano la dondolava, come quando era una cosina paffuta. Shh. Calmati su, e che sarà mai? La ragazza smise di piangere e si liberò dalle braccia del padre. Stava per infliggergli un dolore. Non avrebbe mai voluto farlo. Lui non lo meritava. Aspetto un bambino, papà, disse con voce alterata dal pianto. Sergio la guardò con gli occhi sbarrati. Sembrava spaventato e al contempo in collera. Restò muto a lungo, incredulo che quelle parole fossero uscite dalla bocca della propria figlia. Aspetti un bambino,
ripeté un paio di volte. Fermò lo sguardo sulla ragazza e fece per accarezzarle il volto. Lei, intimorita, si ritrasse evitando la mano, poi si accorse che in suo padre non c'era né rabbia né umiliazione. «Una creatura!» Sergio sorrise. Non gli venne in mente di chiedere alla figlia chi fosse il padre. «Dobbiamo dirlo a Madreta!» Giovanna lasciò che il palmo calloso di Sergio scivolasse sulla sua guancia, asciugandole le lacrime. Salvo fu accolto dal gelo di Agnese. Né si alzò, né la guardò in faccia. Sgranava piselli lasciando cadere le minuscole sfere in una ciotola. Del resto, da giorni, da quando aveva saputo, non rivolgeva parola né alla figlia e nemmeno al marito. Si sentiva tradita da entrambi per non averla subito messa al corrente, come se lei non contasse. Lei, che era il fulcro di quella famiglia. Sergio scostò una sedia e la indicò al ragazzo. Salvo si mise seduto, aveva preparato tanti discorsi, voleva che i genitori di Giovanna sapessero quanto la amava, quanto teneva lei, quanto era felice di averla preso come moglie, ma aveva la gola secca, non riusciva a spiccicare una parola. A dispetto dello sguardo severo, Sergio gli versò un bicchiere d'acqua. Mentre Salvo stava per prendere il bicchiere, la voce di Agnese lo immobilizzò. «Ho già parlato con Don Gino. Vi sposerà domenica sera, così non ci sarà nessuno. Non qui a Iuburgo, andrete a Corvaro. E niente, veste bianca per Giovanna. Vivrete in questa casa quando nascerà la creatura, dovete dire che è prematuro. Speremo solo che in paese ci credano», continuò a togliere i legumi dai loro baccelli, faccenda che non aveva interrotto per un solo attimo. Sergio seguì Salvo mentre usciva. Sulla porta di casa stava per posargli una mano sulla spalla, poi si trattenne e il braccio ricadde lungo il fianco. Bello, no? Allora adesso ditemi se voi non avete visualizzato i personaggi. Se non ce l'avete fatta è colpa mia, perché vi assicuro che la scrittura è tale per la quale io ho davanti il posto dove è andata la Giovanna a portarli il mangiare, la faccia di Sergio quando lei gli dice che aspetta un bambino, la faccia e l'espressione di Agnese mentre è lì che sbuccia i baccelli e dà istruzioni su come fare. Forza, aspetto un attimo voi, posso mica parlare solo io, eh? Non dite niente? Intanto Isabella Nicora scrive: Lazio all'abruzzese, perfetto. Insomma, diciamo che ho provato un po', ma ogni tanto. Allora, tanto io guardo. Bello, sì, visualizzati personaggi e panorami. Ecco, brava Alessandra Scagliola, ciao! Non dite niente? Allora? Adesso vi leggo un altro brano che racconta un breve momento di Antonio. Antonio è il papà di Salvo, che è rimasto vedovo, si risposa con Mariella. Dal loro amore nascerà la figlia Rossella. Ma andiamo a vedere i personaggi, cioè andiamo a vedere questa figura. Sono contadini, no? Quindi un paesaggio rurale quello che si presenta davanti ai nostri occhi, in particolare all'inizio, ma in realtà c'è sempre un po', perché quando anche vanno a Roma, però poi c'è il rientro, questa coppia che lascia a suo malgrado i figli per poter riuscire a
a lavorare, diciamo, in serenità, e quindi hanno la fortuna di poter lasciare i figli ai nonni e così andare a procurare del lavoro che possa mantenere meglio i quattro figli che comunque loro hanno. Ma torniamo un attimo al papà di Salvo. Antonio l'aveva sognata per tutto il giorno e adesso, ringraziando il Signore, se ne stava immerso nella grossa conca adibita a vasca da bagno. Era sistemata in una stanzetta che l'uomo aveva ricavato da un angolo della stalla. Durante l'inverno era impossibile usarla, ma in estate si rivelava davvero funzionale. Così, intanto che si rilassava e fumava, poteva sentire il muggito delle vacche da latte e le chiacchiere di Mariella e dei ragazzi che avevano iniziato a mungerle. Seppur a malincuore, decise di abbandonare la vasca guardandosi intorno alla ricerca del telo che la moglie gli poggiava sempre con premura lì nei pressi. Le ultime incombenze della giornata lo attendevano. Forse fu l'ultimo pensiero che attraversò la sua mente. Nemmeno si rese conto che la sua vita si era spenta come il sigaro caduto nell'acqua. Salvo e Dorina, fratello e sorella, rivissero l'incubo di alcuni anni prima, se possibile peggiore, perché è così aspettato. Facendosi forza l'uno con l'altra, furono costretti a lottare per non farsi sopraffare dal dolore e a dover crescere in breve tempo. Mariella, caduta in uno stato di depressione, aveva riversato tutto sulle spalle dei due ragazzini. Facevano meglio che potevano, ma non era facile per loro riuscire a portare avanti l'andamento della casa, badare alla piccola Rossella, accudire gli animali. I campi da coltivare erano in uno stato di totale abbandono. Anche la situazione economica iniziava ad essere precaria. I mietitori, che avevano lavorato con Antonio, avevano necessità di essere liquidati. Seppur addolorati per l'improvvisa scomparsa dell'amico, non potevano concedersi il privilegio di rinunciare al compenso pattuito. Tuttavia, Francesco e Carlo promisero che si sarebbero occupati della vendita del grano raccolto durante l'estate, cercando così di garantire alla famiglia un importante guadagno. Purtroppo, sarebbe arrivato a distanza di diverso tempo. Quel mattino, come di consueto, Rosa era al lavoro tra pagnotte e biscotti, mentre il profumo della prima infornata invadeva già le strade lastricate di pietra di Ville Rose. Intanto che impastava, i pensieri continuavano ad andare alla cugina. L'ultima volta che l'aveva vista erano trascorsi alcuni giorni dal funerale di Antonio. Chissà perché Mariella non si è fatta più vedere. Questo mi sconfinfera. Certo che chissù che è successo, porella, che destino. Le mani della donna aumentavano la velocità nell'impastare, come se le riflessioni influissero sui movimenti del corpo. Manda sempre i ragazzini a comprare pane. Devo andare a trovarla. Sine, ma quando? Ora c'è sta anche padre, ma con i problemi se... Sbuffò sonoramente, accordando il getto di fiato ad uno scuotimento di testa. «Oh, basta! Appena finisco istu, mollo tutto e vado!» Presa da quella decisione, si sentì di colpo più rilassata. Il frinire delle cicale aveva accompagnato Rosa durante tutto il percorso. Si fermò un attimo sotto un albero prima di affrontare l'ultimo tratto in salita. Aveva bisogno di riprendere fiato. Già dall'esterno dell'abitazione poteva sentire il chiacchiericcio di Rossella. Non vedeva l'ora di stringere tra le braccia la sua figlioccia. Bussò. Mariella aprì la porta. «Rosa», sussurrò soltanto. Aveva i capelli raccolti, ma ciò che scomposte erano scivolate dalla precaria acconciatura ricadendole sulle spalle in modo sciatto. Due occhiaie scure e un pallore inadeguato per la stagione rivelavano che la donna non stava molto all'aria aperta. Ogni cosa in lei tradiva un profondo malessere. Rosa abbracciò la cugina. Le preoccupazioni che l'avevano vessata erano dotate di solide fondamenta. Mariella non era in grado di seguire in modo appropriato i tre figli. La panettiera sapeva che gli zii materni di Salvo e Dorina vivevano ormai a Roma da parecchi anni. Era a conoscenza, grazie alle chiacchiere del paese, che il più giovane di loro aveva studiato e si era fatto una posizione nella capitale. Pare fosse avvocato o fosse ingegnere.
Le pettegole del paese non erano state in grado di essere precise al 100%. Tuttavia, riuscì a recuperare l'indirizzo e, presa carta e penna, si mise di impegno nello descrivere la situazione all'uomo. Impegnò buona parte della notte nel tentativo di scrivere la lettera in modo corretto. Rosa aveva frequentato la scuola soltanto un anno. Tuttavia, quando leccò soddisfatta i lembi della busta, era certa che le sue parole, seppur sghembe e sgrammaticate, avrebbero raggiunto lo scopo. Allora, torniamo al concetto della solidarietà, no? Il paese è piccolo, la gente mormora, ma in questo paese non c'è spazio per la cattiveria, c'è solo spazio per la solidarietà. E allora, Rosa, insieme al suo pochissimo vocabolario, decide di scrivere una lettera perché questi bambini potessero essere aiutati, e chissà se lo faranno, ma potrebbe anche essere che a un certo punto vengano portati a Roma, no? In modo che possano essere, cresciuti per un periodo di tempo da una persona che effettivamente ha la possibilità di farlo, perché davvero Mariella era davvero troppo giù per occuparsene. E la panettiera si occupa e si preoccupa, certo che è la cugina, per carità, però caspita, è tanta roba, no? Pensare a una donna che si mette lì col suo scarso italiano per riuscire ad aiutare la cugina e i nipotini. È un'altra cosa che mi è piaciuta molto. E Salvo e Dorina erano i ragazzi dei quali la donna chiedeva che, insomma, si potessero portare con sé a Roma. E questo è di nuovo un altro momento bellissimo. Ma ce ne sono moltissimi, Ce ne sono moltissimi, penserete mica che io abbia finito. Mi fate soltanto la cortesia di dire che ore sono, perché io non vedo assolutamente nulla e non vorrei che poi a un certo punto mi diceste veramente: guarda Lucì che la pasta è pronta. Allora, intanto vediamo un po'. Tolgo le letture che ho già fatto, sennò stasera che sono un po' in confusione. Ah, questo di nuovo è un pezzo bellissimo. C'è un altro personaggio, 19:11. Caspita, 19:11, abbiamo iniziato alle 18:25? Ci siamo quasi? Allora, direi che, come dico ogni tanto, anzi lo dico sempre, bando alle ciance, parlerò molto meno e mi dedicherò molto di più alla lettura, perché ho ancora un paio di brani che non ve li voglio far perdere. Uno sicuramente, poi vediamo un po'. Ah, prima questo, che so per certo che Isabella Nicora apprezzerà. Allora, aspetta. Allora, c'è questo dialogo fra Perla, che è la figlia di Giovanna, non ne abbiamo parlato perché Giovanna ha ben 4 figli. Perla, a un certo punto, ve lo leggo. Siamo già avanti, quindi sono grandi i ragazzi, sono cresciuti i figli. E Giovanna comincia. Ciao Ni, sono io. Ciao mamma, che succede? Chiese Perla chiudendo il rubinetto dell'acqua, sperando in una qualsiasi richiesta da parte di Giovanna che le consentisse di uscire. Niente, che vuoi che succeda? Domenica io e padre tu siamo invitati a un battesimo. Il mese scorso è nato il figlio di Angelica, sarà la nipote di Damiana, quella che abita... Vabbè, ma ora non mi raccontare tutta la stirpe del nascituro, che quando cominci saresti capace di arrivare agli antenati della preistoria, rise Perla. Eh sì, piglia sempre in giro tu. Sta sentì, vado a cercare un vestito da mettermi per la festa. Mi sta tutto largo. Devo aver perso un po' di chili, si lamentò Giovanna.
Te l'ho già detto che sei dimagrita, mamma, però va bene così, a una certa età è meglio essere un po' più magri, ne beneficiano le gambe. Mentre Perla parlava, Giovanna sollevò i piedi infilati nelle pantofole di panno rosso e osservò attenta. Nonostante l'età, era ancora in grado di esibire le caviglie più sottili mai viste. Bah, se lo dici tu. Che fai? Vieni con me? Magari mi dai un consiglio, disse, alzandosi dalla poltrona. Va bene, mi preparo. Passo sotto casa da te tra una ventina di minuti. L'acquisto di un nuovo capo per se stessa da parte di Giovanna era da sempre un fatto memorabile. Aveva mantenuto la mentalità piuttosto antiquata di dover essere sempre l'ultima della famiglia a cui dedicare attenzioni e spese personali. Perla conosceva bene sua madre e conosceva altrettanto bene la consueta e imbarazzante prassi al momento di pagare il conto. Per Giovanna lo sconto era d'obbligo, un fatto dovuto dal venditore per il semplice motivo che lei, proprio lì, in quel negozio, aveva deciso di lasciare una parte delle sue sostanze. Capitava che le contrattazioni andassero a buon fine, complice anche la trasparente minaccia di Giovanna di non acquistare il capo se non alle sue richieste. In altre occasioni, invece, accadeva che il commesso di turno non cedesse, preferendo la mancata vendita ad una riduzione sul prezzo di cartellino. Perla, che si vergognava, ma si vergognava parecchio dell'abitudine della madre, una volta provato e deciso quanto da acquistare, usciva dal negozio con un pretesto qualsiasi, lasciando il malcapitato di turno alle abili trattative di Giovanna. Anche quel giorno Perla addusse ad una sete improvvisa. «Ma, senti, tu fa con calma, ti aspetto al bar a fianco, ho bisogno di bere qualcosa». Giovanna le fece cenno di aver capito, col movimento sventagliato di una mano, aveva ben altro cui dedicarsi. Seduta al tavolo davanti ad un bicchiere gocciolante di condensa, Perla assaporava il frizzante aroma che la bibita le aveva lasciato sulla lingua e sul palato. «Eccomi qua!» Il sorriso sul volto di Giovanna svelava tutta la soddisfazione per il risultato appena ottenuto. «Pensani, 1.000 lire m'ha scontato!» Ci tornerò in sto negozio, me so piaciuti. Allora, mi potete dire se capita anche a voi o se è capitata anche a voi di avere una mamma che vi fa un po' vergognare? Allora, vediamo un po'. Ancora questo. E mo dove si saranno cacciati? Giovanna, appoggiata al bastone, sbuffava mentre girava per la sala scrutando sui ripiani dei mobili e sopra al tavolo rotondo dove in una ciotola di cristallo soggiornavano delicati fiori di stoffa. Che te sei persa? Salvo si affacciò dalla porta. Gli occhiali? Che li hai visti? Devo cucinare tenda. Ma Giovanni, e basta, ancora con ste tende, e buttale che ormai so vecchie. Pure tu sei vecchio, che t'ho buttato via forse? Col passare del tempo Giovanna era diventata un po' permalosa. Vabbè dai, vado a vedere in camera. Salvo si allontanò per tornare diversi minuti dopo. Sei andato dall'ottico a prenderli, fece Giovanna mentre agguantava gli occhiali dalla mano di Salvo. «Oh, mai contenta, eh? Scaldo un po' di latte, ne vuoi?» Deciso a soprassedere sulla questione, Salvo cambiò discorso. «Vabbè, ma un pochetto, giusto mezzo bicchiere». Ciabattando, Salvo fece ritorno in cucina. Ricomparve dopo un po' con una tazza fumante. «Te ci ho messo il cioccolato? Perché? Lo sai che non ce lo voglio? E poi è troppo, pure caldo, mi fa venire mal di pancia». Ah Giovanni, e che palle, ma che c'hai oggi? Niente, vabbè dai, posa lì sopra, lo bevo quando sarà raffreddato. Salvo obbedì e se ne andò a lavare il pentolino. Quando le cose prendevano quella piega, era meglio lasciar perdere. Seduta sulla poltrona accanto alla finestra, Giovanna prese da una borsa le tende della stanza Ville Rose. Nella parte alta, il bordo di tessuto dove passava la bacchetta era ormai liso. Con le lenti sul naso che facevano apparire i suoi occhi enormi, iniziò a scucire con calma la stoffa. Ci mise un bel po', ma alla fine riuscì nel suo intento.
Il latte ormai era freddo, ma prese la tazza svuotandone il contenuto. Le premure di Salvo non meritavano di restare ignorate. Guardò fuori dalla finestra e, visto che il sole si era ben nascosto fra cumuli grigi, accese la lampada vicino alla poltrona. Iniziò a cucire una nuova striscia con cura e attenzione, come era sua abitudine. Un'oretta dopo poteva ammirare il risultato del suo lavoro. «Ecco qua, fatto. Domenica le riporto a Ville e le metto a posto», sussurrò tra sé. «Salvo, che hai messo sulla minestrina per caso?» «Sì, ne, è quasi pronta. Se vanno bene le stelline?» rispose Salvo dalla cucina. «E certo che vanno bene, le hai già buttate!» ridacchiò piano per non farsi sentire, consapevole di essere un tantino noiosa. Allora, anche questi dialoghi, chiaramente adesso io ho voluto raccontarvi soprattutto di questi due personaggi, ma c'è il personaggio di Dorina, che è la sorella di Salvo, ci sono ancora moltissimi personaggi. E una cosa che ha detto Sabrina De Bastiani nella presentazione, ed è una cosa che mi ha colpito e che in effetti posso copiarle: non c'è bisogno di una leggenda con tutti i personaggi, no? Normalmente quando in un romanzo ci sono tanti personaggi, all'inizio, alla fine si scrivono tutti, no? Con una sorta di albero genealogico, in modo che non è il caso qui, perché lei è talmente brava, lei l'autrice, Isabella Nicora, è talmente brava a descriverli che ti si stampano nella testa e non te li puoi dimenticare. E proprio per questo adesso faccio un controllo di avere fatto tutto. Vi consiglio la lettura di Francesco Mancuso, che ha parlato di pagina 189 di un elenco, adesso stavo guardandolo. Ah sì, lo facciamo, dai, lo faccio, Francesco, ho capito a cosa alludi. Aspetta, che però voglio guardare di non spoilerare nulla. Allora, non posso rivelare, per cui non vi racconto niente, vi dico soltanto questa frase. La rivide, gioiosa, arrabbiata, scostante, piena d'amore, scocciante, vestita male, abbigliata bene, spettinata, indaffarata, preoccupata, felice, gelosa, testarda, educata, antipatica, attraente, cordiale, fastidiosa, amorevole, ottusa, intelligente, sudata, profumata e viva.